Sono Francesco Canestrini, sono il sovrintendente per i beni architettonici e paesaggistici delle province di Lecce, Brindisi e Taranto e vi presento in anteprima i lavori effettuati nei sotterranei del castello. Questi ambienti erano stati coperti da volta e utilizzati prevalentemente come stalle. Poi successivamente erano stati quasi dimenticati ed occultati ed erano stati riutilizzati poi durante l'ultima guerra come rifugio antiaereo, ma anche dai militari come deposito di materiale militare. Successivamente appunto se ne è scoperta l'esistenza e la soprintendenza da me diretta ha deciso di liberare da tutte le macerie che erano all'interno, quindi abbiamo scoperto questi spazi importanti che sono adesso tutti quanti percorribili con una passerella metallica sopraelevata, sono dotati anche di pannelli che indicano le particolarità e si pensa saranno prossimamente destinati anche a mostre di arte contemporanea, perché ci vorremmo che in questi spazi fossero caratterizzati da eventi e da installazioni di artisti famosi.